Salve a tutti belli miei e bentornati in un nuovo video. La ricetta di oggi riguarda un sughetto rustico e veramente saporito. Diciamo che è un po' la versione soft del sughetto per le pappardelle al cinghiale. Dico soft perché al posto del cinghiale metterò la carne di bovino. Voi direte, ma che bisogno c'è di togliere la carne di cinghiale da una ricetta così spettacolare? E io concordo con voi, sinceramente, però è anche vero che a tante persone la carne di cinghiale purtroppo non piace. Però è un peccato che non possano godere almeno di questa ricetta, perché in fin dei conti se le pappardelle al cinghiale sono così buone, è sì merito del cinghiale ovviamente, ma è anche merito della ricetta, che secondo me è veramente buonissima. Quindi perché privarsi anche di quella? Motivo per cui ho pensato di proporre anche questa versione soft, ok? Prima di continuare però, sigla! Allora, gli ingredienti per due persone sono 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino rosso, una foglia di alloro, 2 foglie di salvia, uno spicchio d'aglio e mezza cipolla. Poi sale e pepe quanto basta, 6 bacche di ginepro, un rametto di rosmarino, 6 cucchiai di olio extravergine d'oliva ed infine mezza carota e mezzo gambo di sedano. Riguardo le pappardelle prendetene mezzo chilo e ovviamente se potete farle a casa ancora meglio. E anche di carne prendetene mezzo chilo, come vi ho detto di bovino. Io ho preso dei bocconcini di chianina perché erano belli, però voi prendete quello che preferite. Certo però se prendete un taglio particolarmente magro magari il trito di carne fatelo un po' più fino. A me però piace che sia particolarmente rustico, quindi ho fatto dei pezzi un po' più grandi. Poi procedete a tagliare anche cipolla, sedano e carote in modo da avere un bel trito per fare il soffritto. Io trito anche l'aglio, voi però se preferite lasciatelo intero in modo che poi alla fine potrete toglierlo. Quindi per fare il soffritto mettete a fuoco basso, aggiungete le verdure e fate soffriggere per 5-6 minuti. E riguardo l'olio, mi raccomando, non siate avidi, a parte che questa qui non è una ricetta dietetica. Però la carne è abbastanza magra, non è che stiamo a far sugo con le spuntature che rilascia tutto quanto quell'olietto dovuto al grasso. Questa è carne comunque abbastanza magra e complice anche il fatto che non metteremo né passata né pelati. Se non mettete abbastanza olio rischiate che il sughetto vi viene un po' asciutto, ok? Dopodiché alzate il fuoco, aggiungete la carne e fatela rosolare per una decina di minuti. Nel frattempo aggiungete anche rosmarino, salvia, alloro, bacche di ginepro, pepe e sale quanto basta. Poi aggiungete anche il vino rosso. E ovviamente non è che dovete mettere chissà che vino, eh? Certo se è buono è ancora meglio, però l'importante è che non sia aceto. Io per esempio ci ho messo un bel amarone. Vabbè, l'importante è la convinzione, lo sapete, no? Dopo 2 o 3 minuti l'alcol del vino sarà completamente evaporato, quindi potete aggiungere anche il concentrato di pomodoro. Quindi date una bella mischiata, anzi magari fatela pure saltare in padella in modo che fate i coatti. Poi mettete il coperchio, abbassate il fuoco e lo lasciate andare per un'oretta e mezza. Poi ovviamente ogni tanto gli date anche una bella mescolata e soprattutto se vedete che il sugo si è un po' ritirato aggiungete un mestolo d'acqua bollente, mi raccomando, altrimenti bloccate la cottura. Poi se volete, mentre aspettate che il sughetto si cuocia, potete mettere un po' di musica. Anzi, visto che stiamo in tema rustico, per il consiglio musicale di oggi ho pensato di proporre uno strumento medievale. Uno strumento spettacolare, ragazzi miei. Un attimo sembra una chitarra, un attimo dopo sembra un basso, poi un violino, poi una fisarmonica, è incredibile, fidatevi. Lo strumento si chiama ardigardi o in italiano ghironda. È una delle persone che più è in grado di esprimere il potenziale di questo strumento, almeno ai giorni nostri, è un certo Guillaume Desch. In descrizione trovate i link ad un paio di suoi brani che vi garantisco vi lasceranno a bocca aperta, sia per quanto è bravo lui, sia per quanto è particolare lo strumento. Ma torniamo a noi. A questo punto il sughetto sarà pronto e la vostra cucina sarà invasa da un profumo veramente pieno di aromi. E sia chiaro, a me piace più in bianco per così dire, quindi è perfetto così com'è, però se a voi piace che sia più sugoso potete tranquillamente aggiungere un po' di passata o di pelati, ovviamente all'inizio non alla fine.
A questo punto mettete a bollire le pappardelle, poi le scolate, le saltate un po' in padella e il piatto è pronto. Per l'impiattamento ovviamente fate come preferite, però se anche voi avete delle ciotole in terracotta come queste, usatele in modo da dare anche quel tocco di rustico in più. Oggi tutto rustico deve essere. E riguardo il sapore, ovviamente rispetto a quelle al cinghiale, sapranno un po' meno di carne e soprattutto un po' meno di selvatico, sapore che io adoro, Però se non altro saranno adatte anche a quelle persone che hanno un palato un po' più delicato. L'altro vantaggio è che sono più facili da fare rispetto a quelle al cinghiale, perché il cinghiale, come saprete, va messo sotto vino il giorno prima. Invece questa potete farle direttamente con la carne così com'è. E tra l'altro, stranamente, il cinghiale è anche difficile da trovare. Cioè, in giro è pieno dei cinghiali, scendo da casa ci stanno i cinghiali, poi però quando vado a comprare non lo trovo, non si sa com'è, se lo mangeranno tutto quanto loro, non so che fanno questi qua. Quindi, anche se voi gradite il cinghiale però non lo trovate, vi assicuro che questa versione sarà più che soddisfacente. Non sarà la stessa cosa, però vi lascerà molto soddisfatti, fidatevi. Poi, riguardo pecorino e parmigiano, io sinceramente eviterei. Detto da uno che il pecorino lo metterebbe pure dentro al caffè, Però sto sughetto c'ha già un sacco di sapori, soprattutto se senti il rosmarino, quindi io personalmente evito sia pecorino che parmigiano. La scarpetta invece è più che consigliata. E ancora più consigliata un po' di vinello rosso vicino, che per questa ricetta, ragazzi miei, è quasi obbligatorio. Quindi colgo l'occasione per consigliarvi finalmente uno dei miei vini preferiti, e cioè il rosso di Montalcino della cantina Tenute del Cerro. Un vino da 14 gradi, quindi anche bello aggressivo. Il colore poi è abbastanza delicato, infatti non si direbbe, però vi assicuro che ha un sapore bello corposo. Tra l'altro viene effettuato anche un passaggio in botti di rovere per circa 9 mesi, quindi c'è anche quel sapore un po' legnoso che a me personalmente piace da morire. Ovviamente non è un Brunello, ci mancherebbe, però i sentori sono quelli. E anche il prezzo però non è quello del Brunello, infatti si trova dai 7 ai 9 euro in base a dove lo prendete e in base alle offerte. E se lo trovate a 7 euro, fidatevi, prendetelo e non ve ne pentirete. Poi, già che ci sto, vi parlo anche del Manero, un altro vino della stessa cantina. Un vino che sta sui 4-5 euro, è niente di trascendentale, però mi ha colpito perché sa veramente di vino. Cioè, avete presente il vino rosso fatto bene? Ecco, questo qua è vino rosso base, però fatto veramente bene. Niente di speciale, però a quel prezzo ne vale veramente la pena. Anzi, poi, detto tra noi, della stessa cantina ho anche il Sagrantino, che ancora non ho assaggiato e che però assaggerò presto, visto che anche del 2012, quindi sto pure un po' in ritardo. Magari lo abbinerò alla prossima ricetta di carne e che spero vedrete presto. Pure voi però mi raccomando, fatemi sapere se avete provato questa ricetta, se vi sarà piaciuta, se avete critiche, se avete consigli, come sempre sono ben accetti, ok? Dai su, pure per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto!